Scatterà domenica 6 agosto la Coppa Italia di Serie C di calcio, anche se per vedere scendere in campo l'Alma occorrerà attendere fino a domenica 13, quando i Granata affronteranno la perdente della sfida tra Ravenna e Sant'Arcangelo, le due formazioni inserite nel triangolare dal quale scaturirà la formazione che proseguirà la sua corsa. Intanto sabato sera la nuova Alma di Cuttone ha ben figurato al Manuzzi di Cesena al cospetto della formazione locale, uscendo sconfitta per 1-0, ma giocando alla pari con una squadra di rango e blasone superiore. In attesa degli impegni ufficiali per quanto riguarda il calcio, dunque, spazio a tanti altri sport, a cominciare dal volley, con due importanti notizie di mercato. La prima arriva da Fano, dove in casa Virtus è andata in scena una vera e propria operazione nostalgia. Sulla panchina biancorossa, infatti, a fianco del tecnico Andrea Radici, siederà nel ruolo di vice Giuseppe Sorcinelli, storica bandiera del volley virtussino, con alle spalle esperienza da vendere con oltre 10 anni in A1. Radici e Sorcinelli guideranno la prima squadra che, ricordiamo, ha acquisito i diritti per partecipare alla B e giocherà le partite casalinghe la domenica pomeriggio al Palace Allende. Novità importanti anche sul fronte APAV Calcinelli-Lucrezia. La società di Patron Cenerilli, infatti, è riuscita nell'impresa di riportare dalle nostre parti Giuseppe Galli, allenatore con trascorsi in Serie A e Nazionale, che avrà il compito di guidare la squadra femminile di Serie D. Timoniere della formazione maschile sarà invece Marcello Ippoliti, che prende il posto di Nico Agricola. Le nostre telecamere hanno seguito la conferenza di presentazione dei due tecnici, che sarà trasmessa i prossimi giorni su Fano TV. Dobbiamo far tornare a crescere i nostri giovani, lo si può fare solo lavorando tecnicamente bene in palestra ed è per questo che abbiamo allargato anche il team di allenatori, cercando sempre le eccellenze, e con due capi allenatori così siamo sicuri che il futuro dell'APAV è garantito. Un grazie va anche ai dirigenti che stanno facendo un lavoro straordinario e con i quali ci stiamo garantendo un futuro che è quello degno di questa società. È una società questa che ha 310 atleti iscritti, numeri davvero, davvero importanti. Abbiamo fatto quest'anno un lavoro in 7 istituti scolastici, un lavoro anche la mattina presso le scuole, quindi una presenza puntuale di questa società. È una società questa che gestisce in totale 5.000 ore annue di palestra tra gli impianti di Lucrezia e Calcinelli, insomma uno sforzo straordinario e grazie ai comuni di Cartoceto e di Colli del Metauro tutto questo ci è reso possibile. Dal parquet del volley ci spostiamo sulla sabbia, nello specifico quella del Beach Stadium di Marotta, dove nel weekend si sono svolti i campionati regionali di beach tennis di terza e quarta categoria. 3 gli ori conquistati da atleti fanesi. Nel doppio femminile 3.1, vittoria per Deborah Guidi e Laura Pagnoni su Gloria Alessandrelli e Marika Colonna. Vittoria anche nel doppio misto 4.1, grazie al giovane Matteo Mancini, che in coppia con la pesarese Giulia Renzi ha avuto la meglio su Silvia Sgarzini e Luca Spendolini. Lo stesso Spendolini si è però rifatto nel singolo 4.1, superando in una finale tutta fanese l'amico Davide Mazzanti. Restiamo sulla sabbia ma trasferiamoci a Cervia, dove domenica è andato in scena l'atto conclusivo della Bobo Summer Cup, torneo esibizione di foot volley organizzato dall'ex calciatore Cristian Vieri con i proventi devoluti in beneficenza. Tanti gli sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno preso parte all'evento, tra cui anche i fanesi Riccardo Baldrati e Giovanni Pagnoni, che dopo aver vinto la tappa preliminare, ieri sono scesi nell'arena di fronte a 1200 spettatori sotto lo sguardo vigile del Bobo Nazionale. Dopo aver superato 2 turni ed eliminato la coppia VIP composta da Davide Bombardini e Aldair Nascimento dos Santos, bandiera della Roma meglio conosciuto come Pluto, i due fanesi hanno ammainato bandiera bianca in semifinale, ma hanno ricevuto comunque i complimenti di campioni del calibro di Daniele Adani, Ruggero Rizzitelli e Marco Del Vecchio, e di personaggi dello spettacolo come Frank Matano e Alessandro Cattelan. E a ricevere complimenti nel weekend è stato anche il 13enne Marco Gaggi, astro nascente del motociclismo provinciale, che in sella alla sua Yamaha ha conquistato pole position e vittoria nel quarto appuntamento del campionato italiano velocità Pre-Moto 3, 4 tempi. Il 13enne fanese, sul circuito di Misano, ha tagliato il traguardo davanti a tutti in gara 1, mentre si è dovuto accontentare del quarto posto in gara 2, quarto come il piazzamento in classifica generale che l'atleta della SD Action Motor Racing di Fano proverà a migliorare già dal prossimo appuntamento in programma al Mugello il 23 e 24 settembre. Cerca l'allungo, il finale è spettacolare, Gaggi a suon di giri record prende la prima posizione e riesce a concludere primo.